I solai sono strutture resistenti che separano orizzontalmente i vari piani di una costruzione. Sono formati da un'ossatura portante, rivestita in genere di intonaco nella sua superficie inferiore, detta soffitto, e dal pavimento nella superficie superiore. La separazione orizzontale tra i piani di un edificio anticamente era realizzata in prevalenza con strutture a volta. A seconda della natura dei materiali adoperati nella struttura portante, distinguiamo il solaio in legno, solaio in ferro, solaio in cemento armato, solaio misto in cemento armato e laterizi, solaio in laterizi armati. I solai in legno, poco adoperati nelle costruzioni moderne, si dividono in solai semplici, costituiti da un'ossatura portante in travi di legno appoggiate sui muri, e solai composti, se le travi, oltre che sui muri, sono appoggiate su una trave maestra intermedia. Su questa ossatura portante, il pavimento può essere costituito da un semplice tavolato. Sul tavolato si può anche stendere un letto di malta grassa, disponendo su di esso le piastrelle. Nella sua parte inferiore la struttura può rimanere in vista, oppure può essere mascherata con una soffittatura realizzata con vari sistemi. Nell'esempio che vediamo, il mascheramento è costituito da una incanniciata sulla quale si stende uno strato di malta. I solai in ferro sono costituiti da un'ossatura portante formata da travi di ferro, dette putrelle, che hanno generalmente forma di doppio T. A seconda degli elementi appoggiati tra le travi, si hanno diversi tipi di solaio. Ecco un solaio in ferro con voltine di mattoni pieni, le quali vengono appoggiate alle travi tramite speciali laterizi chiamati copriferri, che permettono anche una maggiore presa dell'intonaco sulla parte inferiore delle travi. Sulle voltine si costruisce un piano orizzontale con calcestruzzo magro, rasato superiormente con cemento. E su tale piano si dispone il pavimento. In questo altro solaio gli elementi appoggiati sono costituiti da forati. In questo diverso tipo di solaio in ferro si appoggiano tra le travi laterizi speciali, detti volterranei, preferibili perché evitano le superfici curve inferiori. Solai in ferro più leggeri si costruiscono infine adoperando speciali tabelloni laterizi che si appoggiano alle travi sul piano inferiore dei relativi copriferri. Altri tabelloni, disposti sul piano superiore dei copriferri, formano con quelli inferiori una camera d'aria isolante. Il completamento di questo solaio è uguale a quello già descritto per gli altri tipi di solaio in ferro. Il solaio in cemento armato è poco usato nelle abitazioni civili perché pesante e sonoro. È riservato agli edifici industriali. La sua struttura portante è costituita da una soletta in cemento armato formata, come sappiamo, da calcestruzzo e relativa armatura in ferro. I solai a struttura mista sono oggi di uso comune per la loro leggerezza e robustezza. Si compongono di nervature in cemento armato, collegate da una solettina in calcestruzzo, distesa sulla loro parte superiore. Nel solaio sono incorporati dei laterizi speciali che hanno funzione di riempimento. I solai di questo tipo assumono nomi diversi a seconda dei laterizi usati, che sono di varie forme. Ne vediamo qui alcuni esempi che appunto differiscono tra di loro solo per la forma dei laterizi impiegati.
In questo tipo di solaio, in laterizi armati, il laterizio non ha soltanto funzione di riempimento, ma anche funzione portante. Le travi in laterizio armato sono preparate fuori opera e poi montate affiancate oppure distanziate, come in questo caso. Gli spazi tra le travi possono essere riempiti da blocchi laterizi. Oppure da tavelloni formanti camera d'aria. Anche questo solaio si realizza in vari tipi, caratterizzati dalla diversa forma dei laterizi impiegati. Un tipo di solaio analogo, come struttura, ai precedenti è quello in cui i travetti in laterizi armati sono sostituiti da travi in cemento precompresso. Nella costruzione di un solaio a struttura mista viene eseguita prima di tutto un'armatura provvisoria costituita da un tavolato sorretto da puntelli. Quindi i laterizi o pignatte vengono affiancati sull'armatura. Tra una fila e l'altra di pignatte rimangono gli spazi per i travetti armati di calcestruzzo. In tali spazi verranno sistemati i tondini di ferro dell'armatura. Per ottenere una maggiore solidità del solaio, si sistemano nella sua parte superiore ferri di ripartizione che garantiscono la compartecipazione di tutti i travetti sotto il carico. Il solaio è così pronto per il getto del calcestruzzo. Prima di eseguire il getto, bisogna bagnare abbondantemente i laterizi per impedire che assorbano l'acqua di composizione del calcestruzzo. Si inizia poi il getto, badando che gli elementi non si spostino dalla loro posizione. Il calcestruzzo viene preparato con ghiaietto non troppo grosso. Il suo dosaggio per metro cubo è di 300 kg di cemento, 0,800 metri cubi di ghiaia, 0,400 metri cubi di sabbia, 120 litri di acqua. Vengono prima eseguiti i travetti e poi le solettine. La solettina superiore deve formare sulla superficie di tutto il solaio uno spessore uniforme di 4 cm. Finito il getto, bisognerà provvedere a bagnarlo periodicamente e a ripararlo dal sole con uno strato di sabbia o fogli di carta. Trascorso il periodo di stagionatura, si procede al disarmo. Il solaio così è ultimato. Nel solaio a laterizi armati, le travi, formate appunto da laterizi armati, vengono preparate a terra, dove sono lasciate a stagionare per un certo periodo. Nel luogo scelto si appresta il letto di posa, stendendo sopra un fondo di pozzolana uno strato di sabbia, al quale con una sagoma di legno si dà una lieve convessità. Ciò serve per dare alle travi una leggera monta, mezzo centimetro ogni 2 metri, necessaria per compensare l'eventuale cedimento dovuto al carico.
I laterizi, dopo essere stati immersi qualche tempo in un recipiente pieno d'acqua, per le ragioni che ci sono note, vengono posti in fila sul piano prima preparato. L'allineamento degli elementi viene controllato con un regolo di legno messo a contatto delle alette dei laterizi. Terminata la sistemazione dei travetti, si inseriscono i tondini di ferro nelle apposite scannellature. In modo che sporgano alle estremità di circa 20 centimetri. I tondini vengono quindi sigillati con malta cementizia grassa, con dosaggio di chilogrammi 600-700 di cemento per un metro cubo di sabbia. Per ottenere una perfetta sigillatura, i ferri debbono essere girati nella sede e fatti scorrere avanti e indietro nella stessa, in modo che la malta aderisca su tutta la superficie del ferro. La superficie sigillata della scannellatura deve risultare uniforme. Tutti i ferri saranno sistemati con lo stesso metodo, dopodiché la trave è finita. Le altre travi possono essere preparate sopra la prima, dopo aver esteso su di essa uno strato di sabbia per isolarla. Il procedimento è lo stesso. Questa volta la monta viene data dalla trave precedente. Bisogna fare attenzione che i bordi delle travi siano ben puliti da incrostazioni di malta, le quali non ne permetterebbero la corretta messa in opera. I gruppi di travi finite sono quindi disposti parallelamente a stagionare. Dopo circa una settimana, le travi vengono portate sul luogo di impiego e poste nelle sedi loro riservate, parallele l'una all'altra, distanziate in questo caso quanto basta per contenere gli speciali laterizi che completano questo tipo di solaio. Le travi di laterizi armati poggiano, oltre che sulle travi della struttura portante principale, anche sopra un'armatura provvisoria, formata di semplici puntelli rompitratta, disposti in mezzeria sotto di esse. Le successive operazioni sono analoghe a quelle già descritte per i solai a struttura mista. Posa dell'armatura in ferro a completamento dell'armatura dei travetti. Innaffiamento del solaio, getto del calcestruzzo. E stagionatura del solaio finito con le cautele già esposte.